Una grande festa nella sala convegni del seminario vescovile di Caltanissetta con momenti musicali e performance coreutiche di giovani artisti per festeggiare il 25esimo anniversario dell'unità operativa di diabetologia e obesità in età evolutiva dell'ASPNISSENE, dell'Associazione Giovani Diabetici del Centro Sicilia. In occasione della giornata mondiale del diabete, infatti, si è voluto festeggiare il compleanno di Insulo, la mascotte dell'unità operativa, una pala di fichi d'India, con i suoi frutti dolci ma anche con le spine, come l'insulina che tanti bambini sono costretti a fare. Una mascotte, simbolo della sinergia tra l'ASPNISSENE e l'Associazione Giovani Diabetici Centro Sicilia, iniziata nel 1990 con l'obiettivo di offrire cure e sostegno ai bambini con il diabete e alle loro famiglie. Numerosi relatori illustri intervenuti all'evento per ripercorrere le tappe di questa avventura che ha consentito alla diabetologia pediatrica di diventare centro di riferimento regionale. Certamente è un centro che prima non esisteva, che esiste adesso da ben 25 anni, infatti oggi festeggiamo il compleanno di Insulo, che è la mascotte del centro, e certamente è un servizio innovativo nel suo genere, perché prima del nostro servizio esistevano solo centri ospedalieri e universitari. Da un po' di tempo la cura del diabete è cambiata, si rivolge verso nuove frontiere, cioè l'integrazione ospedale-territorio, ed è quello che noi qui a Caltanissetta abbiamo faticosamente raggiunto. Abbiamo una buona intesa con i poli ospedalieri, soprattutto la pediatria dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e la pediatria dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, per cui i bambini, i ragazzi del nostro comprensorio, e includo come comprensorio anche le province di Enna e Agrigento come da piano sanitario regionale, non hanno più necessità di spostarsi nel nord Italia o verso i poli universitari. Che supportiamo le famiglie, dato che la nostra associazione è formata quasi esclusivamente da genitori di ragazzi diabetici, li supportiamo nel lato amministrativo, li seguiamo nelle loro problematiche con gli uffici governativi, con l'INPS, con l'ASP e i piccoli problemi di tutti i giorni, insomma, con le scuole, ora soprattutto con la scuola, che dove siamo impegnati con il documento nazionale che è stato ricevuto dalla Regione Sicilia l'anno scorso, e perciò siamo impegnati con la legge 104 e con i presidi sanitari soprattutto.